di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo a Monte Maggiore al Metauro perché si continua a parlare di politica in previsione delle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Siamo qui per conoscere la lista Energia in Comune, Candio Curina, candidato sindaco. Sarà uno speciale itinerante perché oltre a questo luogo visiteremo altri borghi, quindi andiamo insieme a conoscere i protagonisti. Nativo di Serrungarina, residente a Tavernelle, sposato, padre di due figlie femmine e laureato in scienze geologiche, ex dirigente scolastico, come mai ha deciso di candidarsi? Dunque, penso di avere già un'esperienza sufficiente per poter gettarmi nella mischia in questo momento. Degli amici mi hanno chiesto, dice, viste le tue caratteristiche, ci teniamo molto che tu ti possa mettere in gioco. E io, dopo averci pensato un po' e valutato un po' sia il tempo che ho e le mie disponibilità anche cognitive, dico vabbè, mi metto in gioco e quindi vediamo. Poi sulla base di quello abbiamo fatto la squadra, una squadra giovane, e il nome Energia in Comune non è un caso, perché oltre alla mia energia, che comunque non manca, c'è l'energia di tutti i ragazzi che compartecipano in questo progetto. Io sarò il coordinatore e anche, diciamo, un po' il trascinatore di questa compagine. Si parla di piano regolatore unico, può darci qualche anticipazione? Era uno dei documenti che doveva essere già fatto, perché è stata creata il comune unico Colli del Metauro, ma ancora sono vigenti i tre diversi piani regolatori, quindi è chiaro che è una cosa un po' illogica. Solo recentemente, almeno mi risulta, sia stato commissionato uno studio, cioè uno studio, non so se di architetti o di ingegneri, per redigere il nuovo piano regolatore. È chiaro che quelli che saranno i nuovi amministratori avranno l'obbligo di dare gli indirizzi progettuali. Per quello che riguarda noi, se fossimo noi ad essere incaricati a questo, daremo comunque indicazioni affinché ci sia il recupero dei centri storici, perché abbiamo dei centri storici veramente favolosi, e il consumo minimo del territorio, perché dobbiamo recuperare gli spazi e gli edifici che già sono presenti nel nostro territorio e poterlo quindi sviluppare adeguatamente. È chiaro che per fare questo non possiamo fare tutto solo noi, ma dobbiamo coinvolgere anche i privati, perché è indispensabile questo. La riqualificazione del territorio è estremamente importante, anche la salvaguardia dell'ambiente. Se ci sono dei progetti, quali, e che cosa ne pensa della riattivazione della ferrovia? Beh, già sulla ferrovia parto dall'ultima, perché poi è collegata un po' agli altri. Sulla ferrovia già mi sono espresso molto nettamente quando mi è stato chiesto, e credo che la cosa migliore sia di riattivarla sulla sede ferroviaria. Evidentemente, come ho detto, non dipende da noi questa cosa, perché è proprietà della Ferrovia dello Stato. So che la Regione Marche ha richiesto di poter riattivare, prima anche per motivi commerciali, ma recentemente solo per motivi turistici, alla FSI, che si dovrà esprimere credo entro ottobre sulla possibilità. Sto facendo la valutazione. Per quello che riguarda noi, ripeto, la sede idonea per la ciclovia è quella. Collegata a questo c'è un progetto nel medio-lungo termine di collegamento a pettine con i colli. Oggi con la pedalata assistita, no? Con le biciclette assistite, non è più impossibile accedere anche ai colli, anche da parte di famiglie diciamo non atlete, no? E quindi noi vorremmo, ripeto, non è una cosa immediata, ma studiarla, fare delle ciclovie che conducano dalla fondovalle ai centri storici. E questa è una cosa, secondo me, nel medio periodo possibile, perché abbiamo anche delle vie da riattivare verso i centri storici, e questo sarebbe sicuramente un bel rivitalizzare i nostri centri storici. Da ex dirigente scolastico sicuramente presterà ampia attenzione al settore scuola. Si parla di riaprire l'istituto Dezzi di Saltara, però in ambito scuola c'è anche un progetto sociale importante. Sì, dunque, le scuole in generale presentano forti carenze. Anche qui a Montemaggiore ancora devono essere ultimati i lavori per la riapertura della scuola fra due giorni, quindi deve essere della scuola elementare. La Dezzi è un caso molto particolare e deve essere comunque
valutato innanzitutto come stanno i vari contenziosi, perché parlare dal di fuori, a me piace essere concreto, quindi vedere come stanno le cose e poi eventualmente progettare. Sicuramente in questo momento, arrivati a questo punto con due contenziosi, vuol dire che c'è una grave carenza da parte anche tecnica, ma sicuramente da parte anche amministrativa, che ha lasciato, cioè non ha seguito il progetto come si deve, perché quando vedi un progetto va avanti ti devi chiedere subito, non aspettare due anni prima di vedere perché le cose non vanno. Per quello che riguarda l'aspetto collegato sociale, io qui sono particolarmente legato, perché nella scuola dove ho fatto il dirigente per 10 anni sono riuscito ad attivare un progetto veramente che ritengo bellissimo per il sociale e che poi dovrebbe essere riproposto secondo me in tutto il territorio. In particolare l'ho chiamato genitori e figli fuori classe. In cosa consiste? Perché ancora è tuttora, diciamo, valido, stanno operando pur con le difficoltà del Covid. I genitori insieme ai propri figli sono stati chiamati a delle attività la sera, dopo cena. Io andavo a aprire come un bidello la scuola per poter dare anche il locale, adesso ce l'hanno fortunatamente, e venivano fatti dei laboratori, teatro e tante altre attività, cioè ma non solo i genitori con i figli, cioè teatro, genitori e figli, ed è stata un'esperienza bellissima dal punto di vista sociale, sia tra le persone che con i figli. E quello che molto mi ha entusiasmato è la grande voglia dei genitori, perché io devo ringraziare, perché da solo non avrei fatto niente, aver coinvolto questi genitori che con la loro attività, le loro capacità, le loro competenze hanno permesso veramente di dare un impulso incredibile a questo progetto. Abbiamo fatto delle rappresentazioni teatrali con 300-400 persone presenti alla fine anno. Quindi è stata per me veramente un'esperienza incredibile, che vorrei riproporre un po' tutto, perché specialmente adesso un po' di socialità occorre riattivarla. Quando si parla di politiche giovanili si abbraccia anche lo sport. L'idea di una piscina comunale è soltanto un'idea o verrà realizzata? No, non è soltanto un'idea. È chiaro che quando si parla di questi interventi importanti, pur avendo adesso il comune fondi importanti annuali grazie alla fusione dei tre comuni, non è impossibile. È chiaro che non è neanche di facile realizzazione. Già sappiamo che esiste un'area che potrebbe essere destinata a questo scopo, e vedremo sempre se avremo la possibilità anche di attingere finanziamenti a livello CONI eccetera, perché so che ci sono finanziamenti lì per poterla realizzare. Non vogliamo una struttura impossibile, ma solo una struttura che sia accessibile sia ai giovani ma anche agli anziani, per fisioterapia, quello che vuole, cioè una struttura aperta a tutte le attività, perché penso che sia basilare questo. Il suo programma prevede di dare un nuovo impulso alle attività produttive di Colli al Metauro. In che maniera intende farlo? Dunque, c'è un grande problema della viabilità, cioè le aree industriali, specialmente qui a Calcinelli, per poter accedere alla superstrada devono entrare nel centro abitato, creando gravi problemi. La soluzione possibile, che è già stata studiata da molti anni e quindi penso realizzabile, è quella di creare una nuova uscita in corrispondenza di Laghi 2, che sarebbe la zona industriale di Calcinelli. E lì so che gli ultimi, perché ogni anno si riparla, cioè è partita da 15 anni fa credo, e adesso l'ultima soluzione è quella di fare un'uscita venendo da Fano e l'ingresso, cioè diciamo monofase come si dice, no? Uscita venendo su e entrata andando giù, quindi alleviando parzialmente il trasporto, però è già molto importante, perché sarebbe un grosso alleggerimento del centro di Calcinelli, che col traffico veramente c'ha molte difficoltà, perché nelle ore di punta c'è un intasamento incredibile e poi anche dal punto di vista ambientale non è proprio il massimo. Un'ultima domanda, in breve può dire ai nostri telespettatori perché dovrebbero votarla? Dunque, perché abbiamo una lista giovane con tante competenze a vario livello. Io dovrei essere questo coordinatore con una certa esperienza, ma io quello che mi è piaciuto molto da parte dei giovani, la grande grinta che hanno messo e la grande volontà nell'accettare diciamo, questa responsabilità, cioè candidarsi per accettare questa responsabilità, e comunque
dare proprio il loro impulso anche per i vari settori. Ognuno dice: ma perché si può fare questo nel settore dei giovani, più giovani, quelli un po' più grandi, ma per gli anziani abbiamo bisogno di sostenerli. Poi nell'industria, questo dimenticavo, c'è un giovane che ha avuto una preparazione a livello europeo, e quindi pensiamo di fare uno sportello per accedere ai fondi europei, che sono adesso con il Recovery Fund specialmente, che dovrebbero essere abbastanza importanti. Quindi sono tutte cose che i giovani ce l'hanno detto, e quindi noi cerchiamo di approfittarne anche di questa carica dei giovani. È arrivato il momento adesso di conoscere tutti i candidati della lista. Sono Maico Caporagli, ho 39 anni, abito a Fiorripiano e mi occupo di costruzioni edili e stradali. Mi sono candidato per portare la mia esperienza lavorativa. Insieme a Energia in Comune abbiamo lavorato a un nuovo progetto. Si tratta della ricerca di nuovi materiali innovativi a basso impatto ambientale e visivo. Sono Silvia Santori, ho 29 anni, vivo da Calcinelli da sempre, sono laureata in giurisprudenza e attualmente sono praticante avvocato. E in questi anni, oltre al percorso di studi, ho svolto nel nostro comune attività come allenatrice nelle palestre praticamente di tutta la zona, Tavernelle, Calcinelli, Villanova, e sono stata anche per tanti anni coordinatrice di un centro estivo di Calcinelli. E ho deciso di candidarmi con la lista Energia in Comune per due motivi. In primo luogo perché penso che il comune di Colli al Metauro abbia delle grandi potenzialità che non sono state sfruttate in questi 4 anni di amministrazione. E infatti al posto di investire su questo comune non è stato fatto praticamente nulla. Secondo motivo è un tema a cui tengo particolarmente tanto, il tema sportivo e dei giovani. Cosa che invece viene lasciato, non viene preso molto in considerazione dalle amministrazioni. Credo che lo sport sia un valore fondamentale per la crescita dei giovani, su cui bisogna appunto investire e puntare. Mi chiamo Fabio Ferri, ho 36 anni, vivo a Calcinelli da sempre, sono sposato, ho 2 figli e lavoro come responsabile in una comunità socioeducativa mista per minori. Mi candido perché credo che il sociale sia la sfida del futuro. Dobbiamo ripartire dalle relazioni, dall'ascolto e soprattutto dalla presenza attiva sul territorio. Credo che in questo momento noi possiamo fare la differenza, perché siamo una squadra giovane, attenta ai bisogni comunque di tutta una fascia d'età che in questo momento deve rilanciare un territorio che ne ha totalmente bisogno. Non per questo però dobbiamo dimenticarci di quelli che sono le conoscenze, le competenze e soprattutto la storia dei nostri territori. Quindi dobbiamo creare quei ponti generazionali tra giovani e grandi o ancora più grandi, per far sì che appunto questo territorio riparta dalle sue radici ma venga proiettato verso un futuro più condiviso per tutti. Il benessere deve essere un benessere condiviso, non solo di pochi, e mai come ora bisogna puntare su questo. Quindi io metto in campo le mie competenze e il mio impegno. Chi mi conosce sa che mi sono sempre dedicato al sociale e alla parte educativa di un territorio che amo, e spero di poter continuare su questa strada. Sono Alessandra Cadem, 33 anni, avvocato, vice sindaco a Montemaggiore al Metauro e assessore alla cultura. Energia in Comune è un progetto che nasce da tanti giovani insieme, sia quelli che sono attualmente candidati ma anche giovani che ci sostengono e che amano profondamente questo territorio. Riteniamo che il comune di Colli al Metauro debba tornare ad essere centrale per tutta la vallata del Metauro. Ci troviamo oggi ad andare a votare con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale, perché il sindaco Stefano Aguzzi non ha terminato il mandato ed è stato nominato assessore alla Regione Marche. E noi ci siamo interrogati fortemente su cosa mancasse, su cosa è mancato in questi anni. E mancano i servizi. Noi dobbiamo tornare ad essere attrattivi, dobbiamo far sì che i cittadini vivano questo territorio non solo per dormire, ma per abitarci, per investire i loro capitali su queste zone che sono meravigliose. Energia in Comune si pone questo obiettivo e siamo sicuri, insomma, di poter dare un'offerta migliore e più adeguata per tutti i cittadini.
Valentini, ho 22 anni, studio farmacia ad Urbino. Ho deciso di candidarmi in Energia in Comune perché penso che noi giovani dobbiamo dare il nostro contributo. Quindi vorrei che in questo comune i giovani tornassero ad essere al centro dell'attenzione, perché non possiamo essere sempre menefreghisti e pensare che la politica sia qualcosa di cui si possa occupare qualcun altro. Quindi spero di portare il mio impegno a Colli al Metauro. Tra le proposte della lista c'è quella di creare un tavolo di politiche giovanili per far incontrare i giovani e appunto portare le proprie opinioni all'interno del comune. Sono Filippo Ciccoli, ho 33 anni, lavoro per l'Università di Urbino come manager alla didattica e ho accettato la responsabilità di candidarmi con Energia in Comune e Candio Curina Sindaco perché credo nel valore della politica che porti in primo piano e al centro le idee, credo in un gruppo giovane, motivato e competente che abbia voglia di dare una nuova identità per un nuovo territorio nel nostro comune di Colli al Metauro. Non credo invece in una politica fatta di casacche, una politica che sia di contraddizione, una politica che anteponga l'interesse di qualcuno all'interesse della collettività. Io sono Mattia Marchionni, ho 25 anni e abito a Calcinelli. Sono tra i ragazzi più giovani della lista Energia in Comune, ma ho comunque tante energie da spendere per questo territorio insieme agli altri ragazzi. Nella vita mi occupo di consulenza aziendale e di marketing e per questo voglio portare il mio contributo per dare una nuova immagine del nostro territorio. In più ho fatto anche un'esperienza importante a Bruxelles, al Parlamento Europeo, in cui mi occupavo di politica interna all'Unione Europea ed è proprio per questo che la nostra lista vuole dare anche uno sguardo attento all'Europa attraverso l'istituzione di un ufficio Europa, appunto, che si occupi dei bandi europei che vengono emessi. Questo sarà uno dei punti che sarà il fiore all'occhiello della nostra amministrazione perché vogliamo che Colli al Metauro abbia anche una visione più ampia europea. Sono Fattori Lucio, sposato con Marzia, ho due figli, Gilberto ed Elisa. Mi sono candidato con Energia in Comune, Curina Candio, candidato sindaco, per poter portare la mia esperienza a disposizione sia dei giovani che anche della collettività. Il futuro è nelle loro mani. Il mio obiettivo, che poi è anche il mio sogno, è di poter realizzare all'interno del nostro comune una succursale di una scuola superiore e anche una piscina che rimanga a disposizione dai bambini piccolissimi fino alle persone più adulte. Sono Erika Monica Brocca, ho 53 anni, mamma di tre ragazzi, sono un'operaia e sono appassionata di fotografia. Mi candido a queste elezioni amministrative perché vorrei dare una nuova veste d'immagine a questo territorio per valorizzare i nostri borghi che sono un patrimonio storico. All'interno della lista mi occuperò della riqualificazione e recupero delle aree degradate. Sono Manna Matteo, ho 28 anni, abito a Calcinelli, sono un assicuratore da diversi anni e questo mestiere mi ha fatto capire l'importanza di ascoltare le persone, mi ha fatto capire quali sono le problematiche dei nostri colli e mi ha mostrato l'importanza che c'è dietro nell'ascoltare proprio le persone e vorrei portare questo nel nostro comune, vorrei invitare anche i nostri cittadini a seguire la nostra pagina Facebook proprio per questo motivo, perché sono dell'idea che il primo passo per migliorare il nostro comune sia proprio ascoltare le persone e sono convinto che i social sia una parte fondamentale poiché ogni cittadino espone i propri problemi e vorrei invitare i cittadini a seguire la nostra pagina Facebook Candio Curina Energia in Comune. Sono Chiara Di Cristoforo, sono laureata in giurisprudenza, ho 26 anni, laureata in giurisprudenza all'Università di Urbino e abito praticamente a Calcinelli da sempre e quindi tengo tanto al nostro territorio e penso anche che questo comune abbia un sacco di potenzialità e noi di Energia in Comune appunto vogliamo valorizzarlo al meglio. Mi sono candidata perché vorrei occuparmi di un tema che ritengo sia di cruciale importanza ed è quello appunto delle politiche giovanili. Noi di Energia in Comune abbiamo ritenuto che sia necessario
attuare un tavolo delle politiche giovanili per dare la possibilità ai giovani di esprimersi, di confrontarsi, e anche con l'aiuto, con il sostegno di soggetti competenti e soggetti che hanno comunque più esperienza. Noi di Energia in Comune abbiamo pensato anche alla realizzazione di un centro giovani comunale, e proprio per indirizzare anche i giovani al mondo del lavoro. Ho colto questa opportunità con grande entusiasmo e spero e credo di poter dare il mio contributo per questo comune. Mi chiamo Michela Di Ciocco, in arte Frida Neri, sono una cantante, cantautrice, direttrice artistica del Festival Via del Canto e consulente filosofico. Sono originaria del Molise, ho scelto le Marche 20 anni fa per studiare filosofia Urbino ed ho scelto Colli al Metauro 2 anni fa per vivere con una qualità della vita altissima e far crescere mio figlio in un luogo che è per bellezza e appunto per accoglienza davvero incredibile. Il mio taglio chiaramente è culturale ed è artistico, dove l'arte è un approccio al reale, non soltanto una disciplina, e come dicevano anche gli antichi greci, la politica è la più importante delle arti perché permette di fare quello che ancora non c'è, cioè permette di fare il possibile. Quindi quello che posso mettere al servizio di Energia in Comune è la mia esperienza in quanto artista, ma anche in quanto operatrice, diciamo, culturale, e che ha scelto e che crede nei piccoli borghi come non solo speranza di qualità della vita migliore, di socialità, di davvero luogo dell'anima, ma anche e soprattutto di un approccio diverso che anche una pandemia come quella che abbiamo vissuto ci porta ad essere davvero necessario. Mi chiamo Folini Maria Rita, ho 70 anni, pensionata, faccio volontariato in CGIL. Allora, cosa mi piacerebbe fare all'interno di questa lista? Mi piacerebbe occuparmi, visto i miei capelli bianchi, delle persone anziane, delle persone fragili, cercare di dar loro l'apporto e il supporto per tante attività che fanno fatica a svolgere. Contemporaneamente mi piacerebbe creare un connubio nonni bimbi, o meglio persone un po' grandi con i bambini, perché so che questa situazione arricchirebbe ambedue. Detto tutto questo, vi chiedo, perché penso che ce lo meritiamo per la squadra giovane che abbiamo creato, di dare forza alla lista numero 2. Sono Giacomoni Alessandro, ho 54 anni, sono sposato, ho 3 figlie e abito qui a Saltara. Ho una formazione economico-giuridica e sono impiegato amministrativo presso la Regione Marche. E da sempre mi interesso della gestione della cosa pubblica, specialmente in ambito comunale. Mi sono candidato a queste elezioni comunali perché ritengo di poter dare il mio contributo di competenza ed esperienza, soprattutto nella realizzazione di una nuova macchina comunale efficace ed efficiente, e anche nella redazione del nuovo piano regolatore che dovrà stabilire le direttive di sviluppo di questo nuovo comune. E questo sarebbe per me un motivo di grande soddisfazione.